Vorrei che fosse amore, amore. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Felice vendeva le sigarette. Due nazionali. Di un po', come si chiama? Ma chi, Gino? Ma chi? L'amico di mia moglie, ma chi? Mario. Mario l'ebanista. Mario il fruttivendolo. Mario il lataio. Mario che era stato soldato e ora era disoccupato. Mario il figlio del norcino. Mario. A Roma i mari saranno 1 milione. E a Via dei Coronari ce ne saranno 100. E tua moglie che me l'ha detto? Filomena, già, mi ha detto. Deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Salì di corsa a 3 piani come un pazzo. Bussai, Filomena stessa venne ad aprirmi. Sembrava spaventata. Dissi, brava, brava. Quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai, Gino? È così che non devi importarmi. È così che devo tornare più tardi. Non ci vidi più, ragazzi. Accidenti, ragazzi. Accidenti alle donne e accidenti alle chiacchiere delle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del norcino, né Mario il lattaio, né insomma alcuno dei tanti Mari che avevo pensato per strada. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Vorrei sapere perché, sebbene l'abbia capito da un pezzo che Pina non fa per me, io la sposerò lo stesso, tra un mese o poco più. Parliamo adesso di difetti, o meglio del difetto, perché ne ha soprattutto uno, ma grosso. Le cattive maniere. Dire cattive maniere è troppo poco. C'è chi nella vita va piano, chi va al trotto e chi va al galoppo. Pina galoppa, ma la sposerò lo stesso, no? Non c'è nulla da fare. Ma ogni tanto, ragazzi, ogni tanto penso di mandarla al diavolo, lei e le sue cattive maniere. Entrammo nel treno, il vagone era già al completo, salvo un posto in fondo. Pina si slanciò come una freccia e sedette proprio nel momento in cui una ragazza non tanto grande, bianca ed esile, timida e composta, proprio il contrario di lei, faceva anche lei per sedersi. La ragazza fece per prenderla per un braccio dicendo: «Si alzi, signorina, si alzi!» E Pina le diede uno schiaffo forte sulla mano. «Giù le mani, giù! Gino! Gino!» Sono io, Gino Malvolentieri. Pina, amore, andiamo a fare il bagno? Vacci tu! Io vado, a proposito, come si chiama lei? Luciano. Io vado con Luciano. Non dissi nulla e andai a fare il bagno tutto solo. E io mi allontanai. Guardai il mare, ero fuori di me, ed improvviso pensai: basta, Gino, basta, basta, oggi torno a Roma solo e non la vedo più. Pina e il giovanotto che si avviavano verso il mare per un bagno. Allora udì la voce di Pina che diceva: «Lei se ne approfitta dell'onda per strofinarsi e mi rincresce, ma con me ha trovato il godipoco, gliel'ho già detto prima!» La guardai a lungo. Adesso pensavo di raggiungerla e far la pace, ma mi dissi: «Gino, questa è la volta buona, mai più!» Pagai e me ne andai, poi andai alla stazione tra la solita folla a fare il viaggio in piedi, ma tranquillo, in pace, con me stesso. Ad un tratto mi giunse la voce di Pina che diceva:
Gina! Gina! E così, nonostante la folla, lei mi aveva visto e adesso mi chiamava per sostenere le sue solite prepotenze. Andammo a casa mia, eravamo sposi. Come fummo in camera da letto, cominciai col togliermi la giacca e dissi, tanto per rompere il ghiaccio: hai visto, amore? Dice che porta fortuna. Eravamo in 13 a tavola. Questa volta saltai in mezzo alle stanze e gridai: comincia male, comincia male. Tu sei mia moglie e devi obbedirmi. Se io ti dico che eravamo in 13, 13 ha da essere e non devi contraddire. Io tua moglie lo sono, Gino. Ombilio, lo sarò. Ma noi eravamo in 12, ma piglia su, eravamo in 13. Così era volato il primo schiaffo asciutto e sonoro. Eravamo in 12, mi fai schifo. Mi ricordo, lei diceva: tu non vuoi una moglie, Gino, vuoi una schiava. Appena dicevo la cosa più semplice, la più sicura, come per esempio aprivo la finestra e dicevo: guarda Adele, vieni qua, guarda, guarda che bella giornata, oggi c'è il sole. No, Gino, oggi il sole non c'è, è tutto nuvolo. Adele disse che voleva andare in barca e io, sebbene il mare non fosse buono, per non contraddirla e non sentirmi dire magari che il mare era un olio, noleggiai una barchetta. Cominciai a remare forte, incontro alle onde, però stavo attento a prendere le onde di prua, perché a mettermi di fianco c'era il caso che la barca si rovesciasse. E mi venne il desiderio di dirle che avevo incontrato Giulia. Pur remando, le raccontai come avessi voluto mettere alla prova il carattere di Giulia e come lei non mi avesse contraddetto. Adele mi ascoltò mentre la barca andava su e giù per le onde e finalmente disse con calma: ti sbagli, Gino, la colpa fu proprio sua, fu lei a lasciarti. Ma chi te l'ha detto? Fui una sera a farle capire che non la volevo più. Ricordo perfino il luogo. Sul lungo Tevere, al solito ricordi male, Gino, fu lei a lasciarti perché disse che eri, come infatti sei, di carattere troppo litigioso e che non se la sentiva di vivere con te. Avrei sopportato di essere contraddetto in qualsiasi cosa, ma non in quella. Lasciai i remi, fu io! Ora stavo in mezzo alla barca con i remi abbandonati in piedi e urlavo: fu io! Si alzò anche lei in piedi e mi gridò in faccia: fu lei! Nello stesso momento un'onda si alzò e ci investì rovesciandosi dentro la barca. Poi toccai il fondo coi piedi e guardavo intorno cercando Adele per il mare. Ma ad ogni ondata la barca si allontanava un poco di più e Adele non si vedeva, non si vedevano che le onde. Guardavo intorno cercando Adele per il mare e ricominciai a piangere ripetendo: Adele! 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 Mi pareva che il mare con il suo fracasso mi rispondesse: fu lei! Fu lei! Fu lei! Vorrei che fosse